Un paese più grande, più forte, più sicuro di sé. È la Germania unita che ha spostato la capitale a Berlino e il suo baricentro verso est. 20 anni fa, un anno dopo il crollo del muro, due mondi si fusero. Una scommessa difficile che però è stata vinta. In soli 2 decenni il divario economico tra le due parti è stato quasi annullato. Hans-Dietrich Genscher, politico liberale e ministro degli esteri all'Ovest per ben 18 anni, è stato l'uomo che più di tutti ha dialogato oltre la cortina di ferro, rendendo possibile l'abbraccio finale tra le due Germanie. Insieme al cancelliere Kohl, lei è stato il principale artefice della riunificazione tedesca. Qual è il suo più bel ricordo di quel tempo? Il primo è il 30 settembre 89, quando dal balcone dell'ambasciata tedesca di Praga ho annunciato ai 4.500 tedeschi dell'est rifugiati lì che la strada era aperta, l'espatrio era possibile. È stato un grande evento che mi ha emozionato e riempito di gioia, anche perché io stesso avevo abbandonato la Germania orientale. Quindi capivo molto bene i motivi che spingevano quei giovani alla fuga. L'altro ricordo più caro è il giorno in cui il desiderio d'unità di tutti i tedeschi, dell'est e dell'ovest, è diventato realtà, il 3 ottobre del 90, quando la Germania è stata finalmente riunita. Anche lei nel 52 è fuggito dalla Germania Est. Come si viveva in quel paese? Nel 53 c'è stata una prima rivolta popolare a Berlino, ma fu soffocata nel sangue con l'intervento dei carri armati. Poi nel 61, il 13 agosto, le autorità della Repubblica Democratica Tedesca diedero una risposta ancora più dura alle richieste di libertà. Dissero infatti, il popolo non ci capisce più, vuole scappare via e quindi dobbiamo rinchiuderlo. Per questo hanno costruito il muro. Per fortuna però il bisogno di libertà fu così forte che alla fine, nell'89, gli uomini arrivarono a distruggere il muro anche a mani nude, solo perché volevano la libertà. Questa è la forza della libertà. La Germania unita ha appena compiuto 20 anni. Che tipo di paese è diventato? È una Germania europea, così come lo scrittore Thomas Mann ha sempre auspicato. Noi non vogliamo un'Europa tedeschizzata. Abbiamo imparato molto dagli errori commessi dalla Germania nella storia e soprattutto dai suoi tentativi di dominare il continente. Sono orgoglioso che in questi ultimi decenni siamo riusciti a legare il destino della Germania a quello dell'Europa. Lei infatti è sempre stato un grande sostenitore dell'integrazione europea. Cosa prevede per il nostro continente? L'Europa è il nostro futuro, non c'è altra possibilità. Negli ultimi 20 anni siamo entrati in un nuovo ordine mondiale. Il crollo del muro ha segnato la fine della divisione, non solo dell'Europa, ma anche di tutto il mondo.